Il pastry chef agrigentino Giovanni Mangione lancia tramite i social la seconda edizione del concorso culinario in omaggio al stand-up più amato degli agrigentini, San Calogero. Lo abbiamo intervistato. Giovanni Mangione, non ti ferma nemmeno il coronavirus, il Covid-19, secondo concorso culinario San Calogero. Ci puoi spiegare in dettaglio di cosa si tratta? Sì, quest'anno abbiamo voluto, diciamo, riproporre il secondo concorso culinario di San Calogero e quindi abbiamo fatto di nuovo la seconda edizione. Prima era quello dell'uovo di Pasqua, quest'anno quello del Max Cannolo, è, diciamo, un'innovazione dovuta a San Calogero. È sempre, diciamo, come il primo, quindi ogni partecipante dovrà mandare sia la foto che la ricetta e chi prenderà più like ovviamente vincerà questo Max Cannolo d'1 chilo con ricotta Santo Stefano. Abbiamo avuto anche molti partecipanti, molti like ovviamente che hanno preso. E comunque diciamo che già sta avendo un grandissimo successo. Sicuramente proporremo anche il terzo concorso visto la grande affluenza che c'è stato. E in più la premiazione sarà giorno 9, quindi chi prenderà più like il giorno 9 davanti al Sagrato di San Calogero riceverà questo Max Cannolo. Ecco, dove si può votare e come? Allora, io ho una pagina che si chiama Dolci e Fantasie Siciliane, quindi il concorso è stato fatto in questa pagina. Chiunque voglia guardare questa pagina, è una pagina molto seguita e quindi il concorso è fatto all'interno della pagina. Quindi basta visionare, diciamo, la foto dei partecipanti, le foto dei partecipanti e inserire un like Un semplicemente. like, sì, però ognuno di loro ovviamente inviteranno sia parenti, amici, chiunque esso sia, a mettere il like nella propria foto. Quindi chi prenderà più like alla fine del concorso vincerà questo Max Cannolo. In occasione del secondo concorso culinario di San Calogero, organizzato dal grande pasticcere Giovanni Mangione, voglio dedicare questa zingarella a mio padre. Thank you.